sciolta questa riserva sulla candidatura? Adesso c'è l'assemblea. Eccomi. Siamo l'assemblea, volevo... Un attimo Martina, Martina. Tanto vi fate male, dai. Dopo parliamo. Dopo parliamo, dai. Sarà il candidato riformista. Ma perché bisogna opporsi? Bisogna pensare agli italiani, non essere contro qualcuno. State distruggendo un motorino. Non so se c'è l'assicurazione. Mi auguro che sia un PD che sa riconquistare un rapporto con i settori popolari della società e che sa mettere al centro della propria proposta politica la lotta alle eguaglianze. Credo che sia un PD che, se sarà guidato da Nicola Zingaretti, sarà in grado di introdurre anche degli elementi di discontinuità rispetto a una stagione che ci ha portato alla più grave sconfitta della storia della sinistra italiana. Non teme che tanti candidati potrebbero essere in campo proprio per indebolire Zingaretti, una strategia? Mi auguro di no. I candidati vedremo quali saranno quando avremo aperto formalmente le procedure, cioè occhio e croce oggi pomeriggio, stasera, e da domani immagino si formalizzeranno le candidature. Da un bel confronto, spero un confronto unitario, mantenendo l'unità e toni giusti. Martina si candida secondo lei? Non lo so, oggi intanto chiude il suo mandato da segretario, un mandato che ha tenuto il Partito Unito in questi mesi e molto prezioso. Quindi vediamo, deciderà lui. Ma lei invece ha deciso chi sosterrà? Ciao, lei grazie, aspetta grazie. Martina. Io, grazie, no, grazie. Lei aspetta Martina? Io aspetto le piattaforme dei candidati, ci sono ancora. Deve essere un congresso sulle idee, non sulle persone, non è che votiamo la simpatia o l'antipatia delle persone. E la data delle primarie? Le primarie la sceglie la commissione per il congresso e l'approva la direzione. Spero il prima possibile, credo nella prima parte di febbraio. Spero. Ancora, ok. Adesso. Abbiamo delle regole lunghe. Renziani che vanno via, noi siamo nel PD e restiamo nel PD. Salso Maggiore, però l'ipotesi è stata evocata, già che ti ha detto non va elusa l'idea se restare o meno nel Partito Democratico. Tutti vogliamo cambiare il Partito Democratico in un partito che sia meno conflittuale, in cui chi vince il congresso abbia il dovere ma anche il diritto di poter fare il segretario senza avere ogni santo giorno la critica di qualche dirigente del PD, così come è accaduto per Matteo Renzi. Invece è iniziata la strategia di logoramento di Zingaretti con più candidati magari di area renziana? Ma guardi, io non so se perché bisognerebbe logorare Zingaretti. Zingaretti fa il presidente della Regione Lazio, il nostro presidente della Regione Lazio, poi anche un candidato del PD. Noi non logoriamo nessuno, noi vogliamo rafforzare solo il nostro partito e rafforzare la prospettiva di cambiamento per questo paese.